Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi ragazzi siamo tornati su Until Dawn per il quarto episodio. Ok ragazzi, l'ultima volta ci eravamo lasciati dentro la baita, i ragazzi erano riusciti a sbloccare la porta e praticamente vi avevo chiesto far scegliere a Matt che cosa fare. Adesso vedremo le due opzioni, ragazzi, qui c'è un riassunto degli episodi precedenti. Ok ragazzi, eccoci qua, l'ultima volta ci eravamo lasciati qua dove vi avevo chiesto quale opzione scegliere, se scegliere avverti, quindi stai lontano da Emily, o sfida, ti ho visto con M. Ragazzi, mi avete detto di scegliere sfida, ricordatevi che il nostro obiettivo è portarli alla fine del gioco tutti sani e salvi ragazzi, ci dobbiamo provare, sarà difficile ma ci dobbiamo provare. Allora, io scelgo sfida. Che facevi con Em sul sentiero? Cosa? Sentiamo cosa ci dice Mike. Con il binocolo. Prima? Ci siamo incontrati. Era un po' che non la vedevo, così l'ho abbracciata. È illegale? Ok, ok. Non fidarti, stai attento Mike. Scusati, ho esagerato. Allora, vediamo un attimo i rapporti che ha Matt con... con Mike. Vediamo. Romanticismo, coraggio, umorismo, carità, onestà, curiosità. Allora, i rapporti con Mike non sono altissimi, diciamo. È più legato a Emily, Jess, Ashley e Sam, Matt. Mike, Josh e Chris, diciamo che sono più o meno sullo stesso livello, probabilmente anche perché sono ragazzi. Ok. Prima ci avevano annunciato una perdita. Ok. Io ragazzi direi che scelgo scusati. Va bene. Sì. Scusami, giornata pesante. Ho esagerato. Dai, su. Non ci pensare. Ok, amici. Mi fido, sì, certo. Mike. Mi fido. Ok, Mike va dalla sua ragazza. Ecco Emily. Oh mio Dio, ma che schifo. Sì, in effetti non... Stai cercando di ingoiargli la faccia? Andiamo, non potrebbe essere più discreta? Tanto nessuno vuole la tua roba, tesoro. Scusa, hai detto qualcosa? Oi. Forse il tuo troieggio era troppo rumoroso? Sembra che a qualcuno... Oi, ragazzi. Già, per te, come al mercato del bestiame, sei una vacca di prima scelta. Ti brucia proprio chiamare vacca Miss Homecoming? Ok, io direi di sdrammatizzare perché non vorrei... Vi ricordate ragazzi il totem? C'era una delle due ragazze che moriva bruciata. Io direi di sdrammatizzare per evitare che ci sia qualunque conflitto. Stai zitto, Matt. Stanne fuori, idiota. Ehi, attenta. Oh, solo tu puoi metterlo. Forse non ho fatto adesso la scelta giusta. Nessuno può usare i tuoi giocattoli. Sei proprio una stronza. Vabbè, non me ne frega un cazzo di quello che penso. Almeno io penso. Media del 9. Stronza, ricordati di me quando darei via il culo per lavorare. Chi ha bisogno di studiare quando si hanno a disposizione? Ragazze, calme però. Ti prego. Non compreresti neanche un panino ammuffito con quel culo secco? Dici sul serio? Credi che sia un insulto? Questa stronza è fatta, o quasi. Ok, ho sdrammatizzato prima, però non è servito a niente, anzi si sono ancora di più scaldate. Se provoco, quindi tappo la bocca a Jess, c'è il rischio che Mike salti su. Voglio vedere un attimo i rapporti che ha con Jess. Ok, Chris è cresciuto, Jess è cresciuta, Emily è crollata. Adesso direi di fare il contrario, ragazzi. Provoca. Jessica, vedi di tapparti la bocca, ok? No, sei tu quello che non deve ficcare il naso negli affari degli altri. Adesso ti faccio vedere io cosa ti fico, stronza. Oh, vuoi una rissa? Bene, perché io non vedo l'ora. Basta!
Bravo, Josh. Non è per questo che siamo venuti qui. Questo non ci aiuta. Non è quello che volevo. Se non riusciamo ad andare d'accordo per 10 minuti, forse ci serve un attimo di stacco. Michael, sì, ma non separatevi. Perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì. Ecco, te pareva. Ti va di andarci? Ma perché devi andarci da solo? Sì, ma senza quella puttana. Proprio lungo il sentiero. Ok, perfetto, vanno insieme. È finita. Già. Sono tesissimo, no, ragazzi, Giorgio, sono veramente teso. Accendiamo il fuoco. Dov'è la borsa? Eh? La mia borsa, quella piccola con i disegni rosa, quella che ho preso da rodeo. Matt, mi stai ascoltando? Oh mio Dio, non ti ricordi? Accanto al negozio di scarpe italiane dove ho preso le stiletto e tu hai fatto cadere quell'espositore mentre sbavavi dietro alla cassiera. Mazza, che rompiscatole, ragazzi, questa Emily. Mi stava chiedendo del giubbotto di pelle che indossavo. Certo, le importava proprio del tuo giubbotto d'alta moda. Perché odi il mio giubbotto? Matt, mi serve la borsa. Oh mio Dio, Em, forse te la sei dimenticata. Pensi che io dimenticherei la borsa? Beh. Oi, oi, un'altra litigata, ragazzi. Direi di no. L'avrei lasciata giù alla stazione della funivia. Dai, tesoro, torniamo subito. E poi potremo scaldarci. Sì, potremo scaldarci. Okay. Ok, si è calmata. Ok, andiamo. Perfetto. Ecco, okay, Sam. Andrò a farmi un bagno. E che caspita, però si stanno separando tutti quanti. Ok, vediamo chi andiamo ad utilizzare adesso. Scacciati. Approfittiamo. Ok, Mike e Jess. Per me va bene. Quanto è lontano questo capanno, comunque? Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Wow. Se ci arriveremo. Oh, mi sento abbastanza fortunato. Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere... Ehi, porno divi! Mi servono queste. Porno divi. Pagherei. Ok, grazie, Josh. Scusate se vi ho buttati fuori così. No problem. Oh, sono certo che troverete un modo per passare il tempo. Mm-hmm. Tu divertiti con quegli sfigati. Wow. Oh, quasi scordavo. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Immaginavo, ragazzi. Okay. Immaginavo che il generatore della luce fosse a 10 km di distanza. Perché è sempre così in tutti i film horror. Non è che possono tenerlo in casa, no? Devono metterlo dall'altra parte del mondo. Cosa? No. Ok, sono le 22:43. Intanto mi do un'occhiata in giro, ragazzi. Dobbiamo sempre ricordarci di quel totem. Perdita, aspettate che forse c'è qualcosa qua. Ho visto brillare qualcosina. Allora, facciamo un po' di luce. Non c'è niente. Scusami, Jess, però voglio esplorare tutto quello che c'è. Ok. Fatemi vedere un attimo, Mike, i vari rapporti che ha con i vari personaggi. Ok, con Jess sono aumentati. Con Matt sono calati un attimo. Ok. Qui c'è qualcosa? Aspettate, è un po' difficile da utilizzare questa luce qua. Ok, no, non ho trovato niente. Quindi scendiamo giù dalle scale. C'è Jess che fa strada. Ok. Aspettate. Ehi, tesoro, foto? Sì, ci stavo pensando. È un selfie? Ma di notte? Ok. Ok, ragazzi. Oh mio Dio, veramente perfetti. Siamo tipo la coppia perfetta. Wow. Cavolo, sembri una modella. Tieni il telefono a portata di mano. Magari riesci a farmi il book nel capanno.
Ok, tra le due preferisco, tra Sam e Jess preferisco Sam, devo dirvi la verità, Ok. Jess, aspetta un attimo, non di corsa. Cerchiamo bene, ragazzi. Qua fuori si gela. Beh, ci sono io per questo. E come pensi di fare? Ho un paio di idee. Ok, guardiamo per terra. Perché di solito i totem, ragazzi, li mettono per terra. Attenzione. L'hanno un po' abbandonato questo posto, eh. Proprietà privata tenuta degli Washington. Ok, un cartello. Vediamo se troviamo qualcos'altro. Ok. Andiamo pian pianino, che tanto non c'è fretta. C'è qualcosa là. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati, ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. Wow. Vabbè, tanto con lei abbiamo un rapporto abbastanza alto. Direi no. Sì, è un tipetto. Però tu vacci piano con lei. Forse le brucia essere stata scaricata. Ehi, non è un problema mio, Mike, e neppure tuo. Ok, va bene, dai, ragazzi. Sì. Che posso farci se non capisce il significato di levati dai piedi? Già! Dovrebbe guardare su un bel dizionario. Ok. Vediamo adesso come sono i vari rapporti con i personaggi. Ok. Abbiamo aumentato l'umorismo. Perfetto. La carità invece è scesa. Ok, qui c'è un cancello. Uioioioioi. Allora, qua ho due scelte, ragazzi. O il capanno o il cancello. Io proverei ad andare verso il cancello. Ah, credo manchi l'elettricità. Josh non ha parlato di un generatore. Ok, allora non si può aprire. E allora andiamo verso il capanno. Non ho trovato... Attenzione che ho trovato qualcosa lì. Oddio, ragazzi, un totem. Mike, generatore. Ok. Dai, capito. Speriamo bianco. Vediamo, vediamo. Attenzione. Oi, perdita, ragazzi. Ah no, pericolo, ok. E per la prima volta, ragazzi, abbiamo visto l'assassino in azione. Rosso pericolo, la minaccia di un futuro pericolo. Ok, quindi... siamo stati avvertiti di un futuro pericolo per uno dei nostri personaggi, ragazzi. Vorrei che tu potessi generare un po' di movimento e mettere in moto. Ok, entriamo dentro. Ho già visto qualcosa da raccogliere. Ok, speriamo non ci sia niente che esca di colpo. Ok, vediamo. Ok, apri. Ok, dopo il procione, ragazzi, là il ghiottone, ho sempre paura ad aprire porte e armadietti. Boom, bel colpo, Mikey. Ok. Attivalo, vai, Mike. Ok, abbiamo acceso tutte le luci. Ok, c'era qualcuno dietro che ci stava osservando. Ok, uno spavento piccolissimo. Vediamo se trovo qualcosa. Scusatemi, do un'occhiata bene bene perché voglio veramente giocarlo bene questo gioco qua. Ok. Ok. No, non c'è niente, mi sembra. Ok, possiamo tornare. Questo qui è il totem di prima. Aspettate. Vediamo se non è cambiato. No, è sempre lo stesso di prima, ragazzi. Ok, perfetto. Ok. Perfetto.
Allora ragazzi, adesso abbiamo due opzioni: o torniamo indietro oppure procediamo verso quel cancello. Vediamo Mike se è una persona curiosa oppure no. Coraggio, curiosità. È abbastanza curioso, cioè è nel mezzo, diciamo. Vabbè, dai, apriamo quel cancello e diamo un'occhiata, va. Voilà, il cancello si apre. Perfetto. E dove caspita andiamo? Non male, vero? Sì, davvero, è stupendo. Oh sì, ho un sacco di successi. Ok, Jess, vieni qua però. Forse ragazzi era meglio tornare indietro, eh? Sei emozionato? Perché a vederti non sembra. Adesso sono proprio su di giro. La nostra è come un'avventura. Ok, diamo sempre un'occhiata in giro. Ok, c'è qualcosa là? O forse solo un lampione? No, forse solo un lampione. Ok, attenzione qua. Mi chiedo dove caspita stiamo andando però. Ok. Attenzione, dei simboli indiani, ragazzi. Ah no, è il coso della polizia questo qua. Pensavo avessero ripulito. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok. Adesso hai brividi. Spero che abbiano trovato la pace. Cosa ricordi? Allora, io sarei rispettoso, ragazzi. Beh, dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. È una cosa molto bella da dire. Ok. Ok. Ma stiamo sempre andando verso il capanno? Perché non riesco a capire, ragazzi. Ok. No, possiamo salire. Perfetto. Ok. C'è qualcosa qua per terra. Attenzione. Ho sentito qualcosa. Attenzione, ragazzi. Sì. Ok, diamo un'occhiata in giro. Dobbiamo sempre stare attenti. Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Sai cosa? Fanculo, siamo avventurosi. Noi no, no, Jess, Jess, torna indietro. Vediamo se c'è un passaggio di qua, ragazzi. No, ok, allora dobbiamo per forza procedere di lì. Ok, dobbiamo stare attenti però, eh. Ecco. Jess! Lo sapevo. Cazzo! Ehi, Jessica! Sì, ehi, sto bene. Porca troia, mi hai preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Oi, oi, ragazzi. Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Sì, ma non dire così. Bene, vuoi uscire? Non lo so. Qui sotto non vedo quasi niente. E vado con lei, ragazzi. Ok, vengo io da te, stai ferma. Oi. C'era un'ombra là dietro, ragazzi. Ehi, tesoro, mi aiuteresti a spostare il carrello? Ok, diamo un'occhiata qua. Ho visto un'ombra là dietro, ragazzi. Ho visto un'ombra là dietro. Ok, allora proviamo a spingere questo carrello. Speriamo non capiti niente. Bene. Dammi una mano a spostarlo, dai. È durissimo, ragazzi, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non è
così che ci immaginavo a sudare insieme. Ok, c'è qualcosa qua. No, è solo un buco. Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, eh. Molto, molto attenti, perché non so cosa ci sia qua dentro. Ok. Ok. Attenzione. Ok. Ok. Oh, santo cielo, stai bene? Sì, sì, sto bene. Ok. Per fortuna siamo riusciti a fermare il carrello. Cosa ci aspetta là davanti? Porca miseria. Questo posto mi fa venire i brividi, ma non quelli piacevoli. C'è una doppia strada, ragazzi. Sostegno e di sicurezza. Conservali per dopo, fustacchione. Vediamo di qua. C'è una scalinata? Io proverei ad andare di qua, ragazzi. Perché visto che c'è una scalinata, magari riusciamo a uscire. Stiamo solo attenti. Perché non vorrei che siano scale di legno che poi si spacchino. Ok. Un'altra biforcazione? E io andrei a sinistra sempre. Attenzione alla trave! Stai bene? C'è qualcosa di strano in questo posto. È una miniera abbandonata, fai un po' te. Se ce ne andiamo. Brava, Jess. Concordo in tutto e per tutto. Ok, aspettate che diamo un attimo un'occhiata. C'è qualcosa là da raccogliere, c'è qualcosa. Adesso lo raccogliamo e vediamo subito. Ah, è una mappa. Indizio trovato, mappa dei pericoli della miniera. Ok, fatemela vedere bene però. E ok, però non so dove caspita ci troviamo. È bella la mappa, però non so dove caspita ci troviamo. Andiamo a vederlo bene bene questo indizio, ragazzi. Lo so che magari gioco in modo più lento rispetto a altri youtubers, però me lo voglio godere bene questo gioco e non voglio sbagliare nulla, ragazzi. Ok. Eccola qua. Una mappa che mostra i problemi strutturali della miniera segnalati da un ingegnere. Pare che i proprietari fossero al corrente del rischio di crollo. Ok, però purtroppo non ci dice dove, diciamo, possiamo passare senza rischiare di rimanere schiacciati. Ok, vai. Attenzione qua, ragazzi, attenzione qua. Perché la vedo brutta. La vedo veramente brutta. Vai, Jess. Ok, facciamo molta, molta attenzione. Finalmente, un barlume di speranza. Siamo usciti? Sì, per fortuna siamo usciti, ragazzi. Per fortuna siamo usciti. Ok, fatemi vedere se per terra c'è qualcosa. Ok. Siamo in mezzo alla foresta, però per fortuna siamo usciti sani e salvi. Ok. Ah, abbiamo fatto praticamente il giro, probabilmente. Abbiamo fatto praticamente il giro. Ok. Qui c'è un'altra opzione? O no? Aspettate, diamo un'occhiata anche qua. No, qui si blocca solo la strada. Perfetto, allora saliamo le scale. Siamo sempre qua con Matt e Matt, Mike e Jess. Ok, qualcuno di voi mi ha detto di giocarmelo in modo più sportiveggiante, però ragazzi, sono abbastanza teso quando gioco questo gioco. L'abbiamo trovato? Oh, hai
insomma qualcosa per quella stanza? Forse sì, ragazzi. Forse sì. Va bene, ora non fare troppo il gradasso. Ok. Ok, perfetto. Binocolo. Voglio guardare gli alberi, voglio guardare le nuvole, voglio guardare il capanno. Wow. Cos'è successo? Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Ok, ha visto qualcuno al capanno. Aspettate, allora, prendiamo questo indizio qua. Hey Jess. Fauna della montagna. Non allontanarti. Lupo delle montagne rocciose, Canis lupus occidentalis. Allora, carnivoro leggendario, questo potente predatore noto blooming per attaccare wapiti, renne e qualsiasi animale ferito in Michael, cui si imbatta. Orso grizzly. Dobbiamo stare anche attenti alla fauna locale, dai, ragazzi. Per favore, dai. Meglio evitare di abbracciare gli orsi. Ok. Diamo un'occhiata, ragazzi. Fammi guardare. Oh, di nuovo il cannocchiale, no. Ah! Ho preso un colpo, ragazzi. Ho preso un colpo. È apparso qualcosa di veramente brutto. Aspettate che c'è qualcosa qua. Ma è un cancelletto? Sì, è un cancelletto. Ok, apriamolo. È bruttissimo, ragazzi, il cannocchiale. Perché stavolta è apparso... Mi è sembrato di vedere un mostro stavolta, ragazzi. Veramente, stavolta mi è sembrato di vedere un mostro. No, ti prego. Ok. Ok, stavolta non guardo, ragazzi. Ah, no, ok. No, inquadrava lui. Pensavo ci fosse qualcosa dietro. Ok. Perfetto, procediamo con calma. Vediamo se ci sono sempre dei totem qua in giro. Sono praticamente gli spiriti di queste montagne, più che altro. Quando appaiono quei mostri. Lì! Piccione! Attento, scemotto! Ok, allora, irritato o spiritoso? Irritato. Dannati topi collea. No, povero Mike. L'uccellino ti ha fatto sparare. Sì, abbastanza. Quei cosi sono uno schifo. E poi portano malattie, cazzo. Ok, è morto di infarto quasi. Ok, siamo su un fiume. Meno male che, ve l'ho detto, il capanno doveva essere dietro l'angolo, no? Meno male che doveva essere lì vicino. Abbiamo già percorso 10 km, ragazzi. Io mi chiedo, ma se tutte le volte dovete farvi tutta sta strada per andare a accendere il generatore, ragazzi, voi non ne uscite più, eh. Pensate se nel bel mezzo della notte salta la corrente elettrica. Ok. Porca troia, Josh. Non potevi almeno sistemare il sentiero prima di spedirci qui? In effetti. Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista. Cosa vuole fare? Oh, buh! Sbruffone! Ehi, Mike! Hai qualcosa sulla faccia? Ok, mi ha preso. Ok, ok. Se le cose stanno così... Jess? Oh... Jess? Ok. Mi sa che è caduta, ragazzi. Mi sa che è caduta ed è andata giù nella discesa. Ok. C'è Sam che sta preparando la vasca da bagno. Stavo entrando in vasca. Ma perché devi metterti a fare un bagno con tutta la casa spenta, senza luci, senza niente?
Ok, c'è qualche presenza dietro di lei. Perché di solito è sempre così. Bene, ragazzi, Josh. Eh? Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Ok. Perfetto, ragazzi, direi che possiamo concludere l'episodio qua. Direi che è durato abbastanza. Stiamo scoprendo nuovi dettagli su Until Dawn, sulla storia di questi ragazzi. Direi che ci possiamo lasciare qua con Sam per poi procedere nel prossimo episodio. Ragazzi, ogni volta mi fa saltare sempre di più questo videogioco. Comunque me la sono cercata in parte portandovelo. In parte è anche divertente questa cosa. È anche divertente perché comunque la storia... Sapete cosa? Non sono amante degli horror, però la storia mi attira e quindi mi spinge a continuarlo, anche se so che avrò in certi momenti paura. Ragazzi, è così. Ok, direi che possiamo terminare qua come vi dicevo prima. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Until Dawn. Alla prossima, ragazzi!